motivi sono tanti, sia per formare l'albero nelle prime fasi del suo ciclo vitale, sia poi per farlo produrre in maniera continua. Poi ci possono essere anche motivi diversi, come quando le piante invecchiano o diventano troppo grandi, allora si tende a fare un ringiovanimento della chioma. Diciamo che quelli un pochino più rilevanti dal punto di vista macroscopico è che attraverso la potatura alteriamo il rapporto fra le gemme che poi produrranno frutti e quelle invece che producono rami a legno, così come interveniamo sul rapporto fra chioma e radice. Poi ovviamente la potatura serve anche per arieggiare le chiome e far entrare la luce un po' in tutte le zone dell'albero. Nell'olivo quella più comune dappertutto, da più tempo, è la forma a vaso. Significa un unico tronco con delle branche che si dipartono più o meno dallo stesso punto e che vanno a occupare lo spazio e intercettare la luce secondo diverse direzioni, con un vuoto centrale che consente di illuminare bene da più direzioni quella chioma. L'alternanza è in parte insita nella biologia della specie, quindi la potatura può essere utile, se ben eseguita, nel prevenire l'alternanza o almeno certi casi di alternanza. In ogni caso la potatura deve essere eseguita in modo da ridurre l'entità del fenomeno, non amplificarla. Spesso si vede l'opposto, cioè in piante molto alternanti, proprio con l'idea di raccogliere molto e rifarsi delle scarse produzioni dell'anno precedente, si pota pochissimo, le piante si sovraccaricano, ma soprattutto l'anno dopo producono ancora meno e quindi si va in fenomeni estremi dove un anno non si produce niente e l'anno dopo si produce troppo. Perché non dimentichiamoci che l'olivo produce in autunno, ma la potatura la facciamo a fine inverno, inizio primavera, quindi è sfalsata temporalmente rispetto all'epoca della raccolta. Però noi sappiamo quanto ha prodotto l'anno precedente, quindi sappiamo che in un'ottica di alternanza a cosa dovremmo andare incontro nell'anno in cui potiamo. Sono rami molto vigorosi, puramente vegetativi nei primi due anni, quindi non danno frutto e vanno intesi come una reazione dell'albero a una serie di circostanze, una delle quali molto frequente è l'eccesso di potatura. Proprio per questo, se siamo consapevoli che sono una reazione al fatto che potiamo troppo energicamente, nel momento in cui interveniamo sui succhioni o sui polloni, dobbiamo cercare di limitarci a levare quelli strettamente indispensabili. In particolare per i succhioni si levano quindi i più vigorosi o quelli inseriti peggio e si lasciano gli altri. Quando facciamo potature molto severe, l'apparato radicale ancora esteso e vitale manda il segnale di riformare una nuova chioma nel più breve tempo possibile. E questo significa fare molti rami a legno, anche succhioni. Quindi questo è uno dei motivi per cui dobbiamo stare attenti a non esagerare, soprattutto su piante giovani, con l'intensità di potature. Numero delle piante che possiamo mettere ad ettaro, possibilità di meccanizzare soprattutto la raccolta, tempi di potatura, specializzazione della manodopera. Quindi abbiamo diverse forme di allevamento che vanno bene, questo non solo nell'olivo ma un po' in tutte le specie, e la scelta finale è dettata da tanti fattori. Normalmente nelle zone poco fredde si può potare già verso la fine dell'inverno. Nelle zone dal clima un po' più rigido si consiglia di uscire dall'inverno. Naturalmente
queste sono le indicazioni generali che erano valide per un lunghissimo periodo di tempo. Oggi sappiamo che fa un po' più caldo, però sappiamo anche che le gelate a volte si presentano in maniera improvvisa anche in primavera inoltrata. È successo proprio l'anno scorso e l'anno precedente. Quindi ricordiamoci che nel momento in cui la potatura stimola le gemme a schiudere e quindi a formare dei tessuti teneri, questi sono più sensibili al freddo. Quindi nei climi freddi bisognerebbe aspettare un po'. Nel caso del gelo bisogna aspettare il germogliamento, perché lì possiamo vedere sulla base dei nuovi tessuti che vengono formati dove è stato il danno più grave, quindi dov'è che la pianta produce nuovi germogli in maniera stentata o disordinata, e quindi regolarci. Con il danno da fuoco, siccome avviene nel pieno dell'estate, è un po' più complicato. Però anche lì la pianta nella sua risposta, a volte bisogna aspettare più tempo, ma nella sua risposta ci dà delle indicazioni. Si può, evitando di diffonderla, mantenendo piante sane, gli attrezzi di potatura possono essere un veicolo di diffusione di questa malattia, soprattutto sulle varietà sensibili è probabile che prima o poi arrivi. Di solito però è molto contenuta. Se con la potatura facciamo una buona chirurgia anno per anno e leviamo le parti malate, si riesce a contenere bene. Innanzitutto tener conto che è un'attività pratica, poi che l'olivo può disorientare perché ha una vegetazione molto disordinata e quindi in assenza di criteri di base si rimane un po' perplessi sul da farsi. Però è anche vero che è una specie che ha una tale attività vegetativa che poi compensa molti nostri errori. Diciamo un buon corso di potatura di un paio di giorni come avviamento e poi dopo esercitarsi.